presepio artistico di Segusino nasce nel Natale del 1986, anche se a dire la verità nasceva già da prima, quindi molti anni prima dei volontari realizzavano il presepio nella chiesa parrocchiale. Però nel 1986, per merito del parroco di allora, Don Odilio, il presepio cambia volto, cambia nome, diventa presepio artistico di Segusino e cambia proprio l'impronta, quindi da un presepio normale che veniva realizzato in chiesa assume una veste artistica totalmente diversa, che è quella poi che ereditiamo anche i giorni nostri nel presepio che vediamo alle mie spalle. I soci fondatori, che erano tre, sono tuttora tre, però vogliamo ricordarli perché è proprio a merito loro che oggi siamo qui, che erano Valentino, Giustino e Danilo. Era due o tre giorni prima del Natale del 1986. Io e un mio amico siamo passati una sera in chiesa e c'era Giustino e Valentino che stavano allestendo il presepio. Erano presi indietro, come siamo sempre noi anche adesso, e ci hanno chiesto di dare una mano. Da allora non ho più smesso in pratica, anche perché già lo facevo a casa, la passione c'era già probabilmente. Segusino paesino appunto della provincia di Treviso, ai confini con la provincia di Belluno. Questa sede è diventata la sede del presepio quasi per caso, perché un anno c'era la necessità di fare il pavimento nuovo della chiesa e il presepio purtroppo non poteva essere realizzato, e quindi il parroco di allora ha detto realizziamolo appunto nella casa del cappellano, l'attuale sede. L'opera è composta da un corridoio dove si entra da una parte e si esce dall'altra. Percorrendo questo corridoio ci si immerge in questa in questo paesaggio appunto direi fantastico. Sono varie scene, ognuna con una profondità, ognuna con una prospettiva, con varie ambientazioni, quindi in una scena c'è la neve che cade, in un'altra scena c'è il laghetto, e tutta l'ambientazione appunto è fatta e imperniata sull'ambientazione degli anni 20-40 del secolo scorso. Questo vuole anche ricordare quello che era la storia di Segusino, ma anche di tutti i paesi del Veneto, anche per non dimenticare quello che è stato appunto il secolo scorso, e quindi tradizioni che oggi rischiano di essere dimenticate. Noi attraverso il presepio vogliamo appunto riportarle in vita, riportarle alla luce e soprattutto farle conoscere ai giovani d'oggi. Io mi occupo principalmente di cose vecchie, non per nostalgia, ma per memoria. Faccio un esempio, una slitta, una normale slitta, Mussalegno, a Segusino si chiama. Penso che dopo la mia generazione nessuno la usi più, nessuno la sappia più cos'è. La falce, una falce che si usa per tagliare l'erba. Anche questa penso che i giovani, oltre a non saperla usare, non l'hanno neanche mai vista. Quindi io il presepio lo tengo come sia una memoria anche per il futuro. Dal 2003 questo gruppo diventa associazione, l'associazione parrocchiale Amici del Presepio di Segusino, ed ogni suo volontario ha un determinato incarico. C'è chi si cura appunto della parte del legno, c'è chi si cura della parte del ferro, c'è chi cura l'impianto elettrico, la scenografia degli specchi e via dicendo. Seguo la parte elettrica, le luci, la parte elettronica delle schede e tutto quello che riguarda la manutenzione delle apparecchiature. L'impianto elettrico del presepio è composto da una centralina principale e da là comanda le luci, le parti audio, le dissolvenze delle quattro fasi del giorno, alba, giorno, tramonto e notte. Per avere una buona dissolvenza delle luci usiamo ancora le vecchie lampadine a filamento, in modo da avere una dissolvenza più fluida e regolare. Oltre alle luci, come effetti abbiamo anche il verso degli animali, sempre comandato dalla centralina, e come altri effetti anche la vaporizzazione dell'acqua per creare l'effetto nebbia, oppure abbiamo anche una macchina apposita per la caduta della neve con un aspiratore di sotto, in modo da creare sempre il ricircolo della stessa. Fatto particolare che bisogna per forza farli in un'officina,
quindi come la bicicletta, come la casetta delle api, come tutte cosette difficili da fare qua nella sala del presepio. Questo è un portone che abbiamo fatto in compagnia di un altro amico in officina, pian piano, con perché più piccolo è, non è che si vada bene a fare le robe piccole, bisogna metterci più impegno e cercare di realizzarlo al meglio possibile. Abbiamo saldato meno che si poteva, perché la lamiera è fine. Più che sia, abbiamo lavorato a mano, fatto le finestrelle così a mano, con molta passione e cercare di fare il meglio possibile. Ho una passione per il legno e diciamo il legno bisogna renderlo più possibile come era una volta, diciamo più antico e più somigliante come lo tagliavano una volta e lo incidevano una volta. E quelle ultime che ho fatte io sono stati i portici, la casetta in legno, il tabiate, ecco, diciamo, sono ispirati alla passione per il legno e mi vengono naturali, diciamo. Inizialmente sono stata chiamata da un amico, prova a venire al presepio, visto che cominci a fare le statue così, i vestiti, vieni a vedere come si lavora là. E mi sono appassionata, e beh, prima di tutto il gruppo che è fantastico, abbiamo dalle varie età, da giovani a non più giovani, diciamo, e è un bel gruppo, ci troviamo anche a far festa, perché praticamente è finito il lavoro, una bicchierata, una pizza o qualcosa, e è anche un modo per stare insieme e più che altro per fare qualcosa anche per il paese. Il mio compito nel presepio artistico di Segusino è quello di realizzare i disegni davanti alle facciate di ogni casa e anche le ombreggiature, ad esempio sotto le finestre, e i porticati e anche eventuali disegni richiesti. La base su cui vado a colorare io è fatta di stilodur o compensato e poi rivestita in secondo tempo di intonaco di un colore neutro e poi viene colorata con. In particolar modo le tecniche che utilizzo sono l'utilizzo dei gessetti colorati per fare le ombreggiature e anche l'utilizzo di tempera per fare qualche disegno e poi diciamo i gessetti li sfumo con l'utilizzo di un pezzo di carta per fare in modo che l'ombreggiatura venga omogenea e non rimanga il segno evidente. Una delle particolarità, oltre alla cura dei dettagli, oltre alla cura di tutti i particolari che abbiamo detto prima, è la profondità delle scene. Quasi tutte le scene del presepio sono riflesse tramite degli specchi e questo è stato un po' una costrizione perché la casa appunto che ospita il presepio è composta di tante piccole stanze, la casa è grande ma le stanzette erano piccole, sono piccole e quindi per non potendo allargare le stanze, quindi non potendo buttare giù le pareti, abbiamo dovuto riflettere alcune scene, quindi farle da una parte e poi specchiarle tramite degli specchi per farle vedere da un'altra parte. E questa qui è una cosa curiosa perché praticamente quasi ogni scena del presepio è riflessa e quindi il visitatore che viene qui vede un personaggio in un determinato punto, in realtà il personaggio è in tutt'altro posto e quando glielo dici, quando glielo spieghi, ci rimane anche un po' esterrefatto perché non riesce a capacitarsi di come sia possibile fare una cosa del genere. Da fine agosto appunto noi ci troviamo qui nella sede del presepio, si inizia a smontare le scene vecchie e poi da lì nasce quello che sarà la scena per il Natale che sta arrivando.
C'è chi si occupa appunto della parte degli specchi, c'è chi si occupa della parte scenografica, c'è chi si occupa della parte elettrica e via dicendo. E poi c'è chi segue la parte artistica del presepio, come Valentino, che molto silenziosamente, con molta umiltà, si porta a casa i pezzi di case, di casette, si porta a casa i pezzi di muri, si porta a casa tutti i componenti che noi abbiamo allestito la sera prima, e durante il giorno se li colora, se li intaglia, se li lavora, creando una vera e propria opera d'arte. Qui mi sono occupata di invecchiare le case, di fare delle miniature, per esempio, di cestini di frutta, di mele, di zucche, di arance e via dicendo. E mi sono occupata delle sfumature, in particolare dell'invecchiamento delle case. Gli studi che ho fatto sia al Liceo Artistico di Treviso che all'Accademia delle Belle Arti a Venezia mi hanno aiutato nelle diversità delle tecniche da utilizzare per la realizzazione. È stato utilizzato il discorso di proporzioni, di sfumature, di colore, di particolareggiamento. Alla sera ci troviamo qui verso le 9, 8 e mezza, 9, dipende anche dalla serata, e ognuno fa i suoi incarichi. Cominciamo a costruire le scene, mettere giù i personaggi, tenere pulito un po' tutto e anche colorare le parti che servono per dare buon visibilità alla scena. Fare un presepio di queste dimensioni significa lavorare grosso modo 4 mesi, non tutte le sere, ma mediamente 3 sere a settimana, per riuscire a completare una parte, una piccola parte, diciamo circa un terzo delle scene, perché farlo tutto vorrebbe dire iniziare a gennaio per finire a Natale. I personaggi che compongono, per esempio, soprattutto quelli di primo piano, sono personaggi del paese, personaggi semplici che si sono distinti appunto nella vita quotidiana del paese, e quindi abbiamo voluto ricordarli per mantenerli in vita, per fare in modo che la loro memoria non andasse dimenticata, e continuiamo ogni anno ad aggiungere dei personaggi nuovi, appunto, ma sempre personaggi semplici, sempre personaggi della vita normale del paese, ad eccezione appunto del gruppo Natività che vedete alle mie spalle, che sono delle statue che hanno circa 100 anni e che sono state acquistate appunto dai nostri predecessori, acquistandole appunto con le offerte di allora. Le offerte di allora erano le cose della natura, quindi le uova piuttosto che le patate, piuttosto che ne so, la farina. Abbiamo delle belle soddisfazioni quando vediamo la coda al presepio e tutta la gente che rimane contenta e ci fa i complimenti, è una bella soddisfazione. Però forse non è questo che ci porta a fare il presepio, forse la soddisfazione ce l'abbiamo dentro di noi. E ricordare la nascita di Gesù attraverso appunto questa rappresentazione, secondo noi, è fondamentale, ma lo è soprattutto per fare comunità, per fare gruppo, per fare squadra. La cosa principale, oltre al significato cristiano del presepio, è proprio questa: in una comunità, se manca il fare gruppo, il fare squadra, non c'è comunità, e quindi questo qui è uno dei messaggi più importanti che il presepio, almeno noi a Segusino, ci trasmette. Una lode va appunto a tutti quelli che ci lavorano, quindi tutti quei componenti dell'Associazione Amici del Presepio di Segusino, perché grazie a loro questa tradizione va avanti, e va avanti in maniera molto significativa. È una tradizione che va avanti da quasi 40 anni, e se un'associazione, un gruppo di persone rimane in piedi, rimane in vita per circa 40 anni, per quasi 40 anni, vuol dire che comunque sotto c'è qualcosa di molto più grande, molto più forte, che non il semplice realizzare una miniatura come può sembrare un presepio. E quindi il mio grazie va appunto a tutti questi volontari dell'associazione, perché è grazie al loro lavoro, grazie al loro impegno, grazie alla loro dedizione che Segusino può vantare di un'opera così importante e di vantare di 20.000 visitatori che vengono a visitare questo presepio.
E concludo con le informazioni per quanto riguarda le visite, per esempio l'artistico di Segusino, che è aperto ogni anno da Natale fino alla prima domenica di febbraio. E tutte le informazioni si possono trovare sul sito internet www.presepiosegusino.it oppure su tutti i canali social Presepio Segusino.